proroga per la voluntary disclosure a chi conviene? Abbiamo giorni di forte agitazione, non solo per chi deve fare la voluntary disclosure. Le adesioni si sono moltiplicate negli ultimi giorni. A dare una forte spinta è stato il decreto sul raddoppio dei termini. Purtroppo è diventato attuativo solo il 2 settembre, molto tardi, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In questo video vedrai che fai ancora in tempo a salvarti, ma ti devi muovere subito, subito. Ancora non è troppo tardi, ce la puoi fare. Buongiorno, vi parla Enzo Caputo, avvocato svizzero da Paradeplatz Zurigo con SwissBankingLawyers.com. La nuova circolare del 28 agosto è la quarta circolare ed è stata fatta solo un mese prima della scadenza del 30 settembre. Le domande presentate sono salite a 15.000. A maggio erano solo 1.000 domande. Lo tsunami delle adesioni arriva in questo momento. La maggior parte non si è ancora mossa sperando in un miracolo. Tanti studi professionali a pochissimi giorni dal termine non accettano nuovi clienti. Cosa sarà di loro? Tutti chiedono la proroga, professionisti, l'ordine dei commercialisti, politici, con in prima fila i presidenti delle commissioni finanze di Camera e Senato, la stessa Agenzia delle Entrate per voce della sua presidente Rossella Orlandi. Tutti d'accordo che sia necessaria la proroga, ma niente di ufficiale fino ad oggi. Anche la proroga del 14 settembre non è una vera proroga, tanto che in molti finora hanno dato per scontato l'annuncio di una proroga, magari proprio nell'ultimo giorno prima della scadenza. Questa speculazione potrebbe essere fatale. La proroga conviene a tutti. Le quattro circolari che hanno eliminato alcuni dubbi e ostacoli sono arrivate. Purtroppo in ritardo, molto tardi sono arrivate. Senza dubbio il successo della volontaria disclosure è legata alla proroga. Lo tsunami di adesioni degli ultimi giorni dimostra l'enorme potenziale latente della volontaria disclosure, il potenziale enorme di raccogliere capitali. Alcuni politici, da sempre ostili alla volontaria disclosure, sono contrari ad una proroga. Lo stesso ministro Piercarlo Padoan, interpellato sulla proroga, ha dichiarato: i termini rimangono quelli fissati. Dunque, niente proroga. Perché? È semplice. Se l'obiettivo è solo quello di fare cassa, lo Stato non ha bisogno di nessuna proroga. Infatti, incassa molto, ma molto di più, a partire dal 2018. In un secondo momento li va a prendere tutti. Tantissimi, specialmente imprenditori, non si presentano per il 30 settembre all'appello con l'Agenzia delle Entrate, per paura di contaminare la loro impresa. Non importa, il governo ha tutti gli strumenti in mano. Il governo ha la capacità di andare a stanare uno dopo l'altro. Richieste di gruppo, scambio automatico delle informazioni, le lever list, delle quali abbiamo parlato in altri video, sono queste le armi molto efficaci che il governo ha in mano e sono queste le armi che criminalizzeranno un'intera classe di evasori. Non ci sarà scampo per nessuno. Le sanzioni penali faranno scattare le manette e il prezzo da pagare sarà salato. Ma non solo in denaro, ma con la prigione. Come già successo in altre nazioni, soprattutto in America, negli Stati Uniti d'America. Esitare ulteriormente ti costa caro. Vuol dire che stai giocando col fuoco, rischiando la tua libertà e la serenità della tua famiglia. Pensaci bene. Non ti puoi più permettere di fare errori adesso. Fai ancora in tempo a salvarti. Prendi in mano un telefono neutrale oggi stesso e digita lo 004179-790-4444 e fissa urgentemente un appuntamento con me qui a Zurigo e ti sentirai molto meglio. Perché hai fatto il primo passo per salvare te
e la tua famiglia. Non esitare. Ti puoi salvare ancora e fai ancora in tempo. Grazie dell'ascolto, una bella giornata.